Venditalia 2014, siamo allo stand della TLT Vend. La TLT Vend è una società italiana che distribuisce in questa nazione il prodotto Nayax, ma non solo. Eugenio Scheck è un volto conosciuto per noi di VendingTV.it, è una persona simpaticissima, ogni tanto ci incontriamo in qualche fiera e ci racconta delle cose nuove. Allora, intanto saluta pure gli amici, è il saluto di andata, è di apertura, saluta pure gli amici di VendingTV.it. Saluti a tutti gli amici di VendingTV.it. Spero di non annoiarvi durante la mia esposizione. Hai 10 minuti a disposizione per raccontarci che cosa è successo nell'ultimo semestre. Negli ultimi 6 mesi sono successe un sacco di cose. Noi ci siamo sentiti più volte al telefono, abbiamo avuto modo peraltro di pubblicare più notizie relative e alla TLT Vend e alla Nayax. Qui in fiera a Venditalia presentate un mucchio di novità. Da dove cominciamo? Allora, cominciamo dal fatto che, scuso della mia voce, sono stanco ed è una benedizione perché vuol dire che in questi 2 giorni abbiamo parlato tantissimo. Beh, in modo estremamente sincero, io sono passato qui davanti 7 volte e 7 volte c'era talmente tanta gente che non potevo nemmeno dire scusa, vorrei fare l'intervista, perché tu eri oggettivamente subissato di richieste per sapere come funzionano i nuovi prodotti. Perché c'era tanta gente, Eugenio? Eh beh, solo perché, sicuramente perché la gente è interessata. Prima di tutto siamo ormai una realtà consolidata, non solo in Italia ma più o meno in tutto il mondo. Nayax ormai è un leader assoluto, anzi vi confesso una cosa, 3 anni e mezzo fa, quando ho iniziato a distribuire Nayax, io stesso, che provenivo in quel momento da un'esperienza di tipo post-tradizionale, mi sentivo non molto a mio agio. Ma i post lavorano end-to-end con le banche, ma qui andiamo a fare l'acquiring in Islanda, passando da Israele, ma avrò tutte le banche contro di me, il che è successo, ho detto qui mi triturano vivo. Ieri una delle maggiori banche italiane è passata di qua chiedendo informazioni, chiedendo di poter lavorare con noi. È cambiato il mondo non solo si globalizza dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista tecnico. Cos'è che ci contraddistingue innanzitutto rispetto a tutti gli altri? Noi dall'inizio abbiamo cominciato ad utilizzare soluzioni di tipo cloud. In pratica, attraverso il nostro gateway, un server dove passiamo le informazioni, di là andiamo in giro per il mondo, nel mondo non solo fisico, geografico, ma delle applicazioni. 3 anni fa, quando abbiamo iniziato in Italia, siamo stati i primi a proporre un pagamento con la carta di credito. Oggi vedo che mezzo Venditalia propone la carta di credito e noi ci siamo adeguati, proponiamo molto di più ovviamente. E passiamo quindi a quello che proponete oggi. Allora, diciamo che proponiamo una piattaforma di pagamento che però è la più ampia possibile, non solo in termini di modalità di pagamento, ma anche in termini di quello che è collegato al pagamento, profilazione del cliente, piani di marketing, tutto quello che normalmente i negozi di retail tradizionali fanno, ora siamo in grado di farlo anche noi attraverso il raggiungere il pubblico con delle vending machine. Possiamo iniziare. Da dove iniziamo? Allora, cominciamo con Monyx. Monyx è una scheda Mayfair che viene letta dal nostro lettore. E voi mi dite, lo fanno tutti? Certo. Monyx potrebbe essere la nuova chiavetta all'interno delle imprese. E voi mi dite, lo fanno tutti o lo fanno in tanti? È vero, però Monyx può lavorare con il nostro lettore in maniera offline o in maniera online. Mi spiego meglio. Se io sono un produttore di un brand e decido che verso un certo mercato fatto da certe aziende voglio fare una certa campagna, dal nostro server io posso lanciare sui POS, sui punti vendita che ho stabilito precedentemente, il tipo di campagna. Ad esempio, tutti quelli la cui carta inizia con 1, 2, 3 domani hanno un caffè gratis. Le persone vanno alle macchine, comprano, la transazione è offline, quindi invece dei soliti nostri 7-8 secondi ci metteremo 2 o 3 secondi. Prendo il caffè e ne ricevo un altro o un'acqua minerale, dipende dal piano di marketing. Decido che questa promozione deve durare 12 ore, dalle 8 di mattina alle 8 di sera presso la ditta Tanetali.
alle 8 di sera si interrompe in automatico e tutti i dati vengono passati online sul server che viene aggiornato, quindi gestore, cliente, tutti possono a questo punto vedere e sapere come è andata quella promozione e eventualmente modificarla. Passiamo al Monix App. Che cos'è il Monix App? Monix App è un apps che io scarico su un qualunque cellulare, non ho neanche bisogno che sia un NFC, l'iPhone non è NFC. Bene, io scarico Monix App. A questo punto parte un borsellino elettronico, quindi virtuale, gestito dalla Nayax. Io scarico in questo borsellino la quantità che voglio, da cosa, da dove, da una carta di credito, da PayPal, da dove voglio. Attenzione importante, la commissione bancaria a questo punto non esiste, la paga l'utente finale, perché come sempre lui sa che quando riempie un borsellino elettronico può pagare o no alla banca qualche cosa. È chiaro che adesso giro totalmente in cloud, totalmente in internet, quindi velocità da internet. Mi avvicino alla macchina. Siccome il nostro lettore ha anche un microfono, il microfono emette degli ultrasuoni che vengono presi dal mio telefonino che ha un microfono, sono individuato, si individua la macchina quindi che, da cui io voglio comprare, decido se pagare col mio borsellino, se scaricare dal borsellino qualcos'altro o se utilizzare dei punti che mano a mano ho acquisito. A questo punto la macchina dirà: scegli il prodotto. Scelgo il prodotto e me lo mangio o me lo godo. Importanza? Beh, uno, la commissione non la paga più il gestore, ma la cosa dal punto di vista di marketing più importante è che a questo punto io so chi ha fatto quell'acquisto, perché per aver scaricato il mio app io devo aver dato come minimo il mio email, quindi io profilo il cliente. Se poi metto insieme le due cose, potete immaginare che cosa posso fare io a questo punto. Due anni fa facevamo il puro pagamento con la carta di credito, che continuiamo a fare. In più ci sono tutte queste cose. Business intelligence. Il nostro server è munito a questo punto di un software di business intelligence, per cui io tutte le applicazioni tipo marketing che ho fatto le riporto qua. Non solo trovo le transazioni, ma posso chiedere quale sarà l'evoluzione futuro. Questo prodotto tra un mese dove e come si venderà meglio? L'intelligenza artificiale che mi farà capire. Attraverso le statistiche. Certo, che sono dentro in macchina. Bene. È come se ci fosse un cervello umano dentro il server che replica il tutto. Perfetto. Le applicazioni non sono più solo le vending. Come voi potete vedere, guardate, qui c'è Siena. La città di Siena ha munito i suoi parchimetri con il Nayax. Altre città stanno arrivando, mi sembra di ricordare Ravenna o Cento di Ravenna, sta già munendo. Che cosa c'è di più rispetto alle altre soluzioni sui parchimetri? La velocità di transazione, la facilità di utilizzo e la reliabilità, cioè non si guasta mai il Nayax. A questo punto passerei a un secondo prodotto. Che cosa è questa? Questo è un macchinario... Astronave. Allora, cos'è questo macchinario? Questa è la prima soluzione al mondo che riesce a fare granite o frozen yogurt fatte al momento, non sono preconfezionate. La macchina mantiene il ghiaccio, è un ghiaccio reso finissimo che io succhio con la cannuccia. Tu sei napoletano o siciliano? Napoletano, rigorosamente napoletano. Siciliana, quindi però è vera granita siciliana, quella fine 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 che viene succhiata. Ci piace tutto, se è roba buona ci piace tutto. Lo frozen yogurt, anzi mentre parlo guarda ti faccio uno frozen yogurt al lampone. Ecco, adesso voi vedrete che cale giù il bicchierino e si prepara il tutto. Allora Eugenio, intanto facciamo un attimo volevo fare il furbo e non pagare e io non capivo come mai che la macchina non funzionava. Allora, ecco, nel frattempo vediamo, tu volevi fare il furbo, lei ti ha fregato, ha detto già, e vorresti acquistare il frozen senza pagare. Eccolo che adesso sta uscendo. Abbiamo pagato, grazie, mi hai offerto un frozen. Allora, Eugenio, aspetta, spieghiamo un attimo per bene. La macchina è dotata di un vostro sistema. Voi in questo caso fornite e il sistema di gestione del credito e il macchinario, mi sbaglio? No, non ti sbagli, è proprio così.
La macchina, dicevo, è una macchina innovativa, è la prima macchina al mondo che è in grado di fare yogurt frozen e granite fatte al momento. Poi la assaggerai, mi dicono che è migliore di quella fatta dai negozi. Dov'è la sinergia con Niax? Noi abbiamo la possibilità di mettere 8 gusti diversi, più per lo yogurt il plain, cioè il normale, e abbiamo 2 prodotti, lo yogurt e la granita, 16 prodotti. Però se io li mischio insieme posso cambiare la densità del ghiaccio, mettere insieme diversi gusti. Allora, se io utilizzo il Niax nelle nuove condizioni che abbiamo visto e utilizzo quello che vedete là, il Business Intelligence, io sono in grado di capire che magari a Napoli fa più lo yogurt con lampone denso così o denso cos'ha, mentre nel Trentino ci devo mettere la banana magari estremamente anacquata o cose del genere. Quindi riesco a capire sempre di meglio dove entrare col mio mercato. Diciamo che rendere intelligente anche l'offerta. Certo, certo. E vi dirò anche di più. La critica che si può fare è: ma è una macchina stagionale. Allora, ricordo che l'Italia non so quanti chilometri di coste ha e che dal tuo paese in giù l'estate dura 9 mesi, perché a Capodanno a Sicilia facevano i bagni. La macchina comunque d'inverno, se gestita bene, può essere spostata in una palestra, in un centro commerciale. Se penso a una palestra, la macchina può dare sempre yogurt e granita con sostanze isotoniche invece che il gusto di lampone semplice e così via. Allora, noi possiamo avere intanto questa macchina da una parte con la doppia selezione, ovvero la doppia opzione, dall'altra la fornitura del sistema di gestione del credito. Ma sbaglio, ho già terminato l'erogazione? Così nel frattempo noi magari ne approfittiamo e cerchiamo di capire come è fatto questo prodotto. L'odore è eccezionale, il sapore anche, ne approfitto dopo. Nel frattempo però mi stava a cuore chiederti, tutto questo può essere pilotato attraverso il sistema di Business Intelligence, perché? Perché con il software e con l'interfaccia hardware tutto questo va a lavorare e interscambiare dati con la scheda elettronica del distributore stesso, mi sbaglio? No, tra l'altro con un po' di orgoglio diciamo che mentre il distributore è stato ingegnerizzato e viene fabbricato nello stesso paese di cui è originario il Niax, cioè in Israele, almeno il 50% della componentistica è italiana, quindi è un misto tra Italia e Israele. Beh, complimenti, io nel frattempo mi godo la bevanda che nel frattempo è anche caduta, ma è stata abilmente raccolta. Eugenio, dunque, voi quest'anno presentate, intanto noi abbiamo chiuso la presentazione con questo Frozen Drinks che è estremamente interessante. Tu puoi darci un'indicazione per il prezzo? In questo momento stiamo pensando di non venderlo, ma di darlo con un piano di noleggio operativo dove c'è un nostro agente che sta ipotizzando di trovare il cliente finale e il gestore, e la macchina dovrà avere comunque un perché questo? Perché il nostro agente sposterà la macchina magari da una spiaggia d'estate a un fitness center durante l'inverno utilizzando il gestore locale, un gestore locale. La macchina si autopulisce, per cui anche la manutenzione è abbastanza, non occorre poi questa grande manutenzione. Quello che il business plan deve farmi vedere però è che io do la macchina per un periodo di 36 mesi, 48 mesi, 60 mesi, dove comunque pago un canone che è sempre inferiore rispetto a quello che guadagno con l'erogazione. Inutile dire che i prodotti li forniamo noi, è inutile dire che i prodotti sono vengono, diciamo così, stabiliti e studiati giù nella fabbrica sulla base delle prestazioni della macchina. Cioè non posso mettere dentro qualunque polvere, qualunque sciroppo, rischio di fare delle schifezze, dicono dalle tue parti. Ecco, per cui era buono infatti, no? Ecco. Era davvero molto molto appetitoso. Viene studiato apposta per la macchina, quindi il business è nelle erogazioni per noi e chiaramente anche per il gestore che mette giù la macchina da qualche parte sotto indicazione del nostro agente. E allora? È successo in questi giorni questo? Beh sì, io ho visto talmente tanta gente qui durante questi ultimi 3 giorni che effettivamente
ho avuto fatica anche ad avvicinarmi a te. Ora abbiamo dovuto allontanare un po' quelli rimasti. Siamo a fine giornata, siamo entrambi estremamente stanchi. Gli scozzesi che volevano solo prendersi la granita gratis, non so io. No, io ho visto gente che mentre tu eri dall'altra parte chiedeva proprio informazioni sui costi, sulle modalità, perché rappresenta di fatto una novità, il fatto di poterla produrre all'istante. E poi l'interfaccia con il software della Business Intelligence fa tutto il resto, perché consente quindi all'operatore di poter scegliere prezzi, modalità e selezioni da andare a vendere, creando anche un valore aggiunto significativo per il gestore di turno. Vieni da quest'altra parte, andiamo di qua, così facciamo un salto di nuovo a riepilogare quelli che sono stati i prodotti di cui abbiamo parlato. E qui a questo punto ripasso di qua, fermo, tu sei di nuovo ai microfoni, indica, riepilogando, che cosa abbiamo presentato. Il Monyx Card, carta MyFair, che può essere, che viene letta dal nostro lettore, sul quale però ho scaricato un programma di marketing, viene letta in maniera offline, terminato il programma di marketing, i dati vengono rimessi online e tornano al server della NAIAX e poi elaborati come vogliamo, come vuole il gestore in pratica. E ancora il Monyx App, applicazione per smartphone che permette praticamente di pagare con un borsellino elettronico che io carico con qualunque carta di credito o con PayPal, o che posso anche, che mi permette di pagare la consumazione attraverso dei punti che potrebbero anche nascere da vendite in altri settori, non solo del vending. Tutto questo gestito, andiamo un po' più in qua, tutto questo gestito dalla Business Intelligence del vostro software. Esatto, che si aggiunge alla schermata tradizionale che abbiamo sempre avuto, in cui io posso, gestore, il cliente, chi per lui, può vedere tutte le vendite che vengono effettuate, se sono cash, cashless o quant'altro. E allora aggiungo anche una cosa che non ho detto prima, il MoMA per il gestore è praticamente un portale un po' semplificato che mi permette di vedere tutte queste cose da uno smartphone e non solo da un computer. Sono in treno, sono a casa, sono in macchina e così via. Tutto questo, possiamo dirlo apertamente, funziona attraverso queste due interfacce. Ecco, collegate al cloud attraverso il gateway, il nostro server centrale. Eugenio, voi realizzate dei sistemi intelligenti per la gestione dei pagamenti attraverso la distribuzione automatica, ma non solo la distribuzione automatica. I nostri spettatori che hanno cercato di capirci di più negli ultimi 15 minuti vorrebbero saperne ancora di più. Oltre a potervi contattare ai vostri numeri, qual è il sito di riferimento dove possono collegarsi sul web? www.tlt.it. Dopodiché trovano tutte le informazioni sul Quincy, quella macchina lì. Quincy, se tu non lo sapessi, è un iglò, è il nome di un iglò. Oppure sul NAIAX. Sono tutte le informazioni in italiano. Benissimo. Poi si vogliono andare anche sui siti della casa madre, ma non trovano molto di più. Benissimo, e allora tlt.it, andate nella sezione NAIAX se volete saperne ancora di più. Nel frattempo noi siamo a fine giornata e siamo davvero cotti, caro Eugenio. Altro che cotti. Continuiamo a fare qualche piccola intervista noi da questa parte, tu magari ti riposi qualche minuto dopo aver subito passivamente tutti i contatti che desideravano avere informazioni. E allora l'appuntamento è rinnovato a breve, quando ne diremo ancora di più sulla nostra rivista attraverso un servizio dedicato. Io nel frattempo saluto Eugenio Scheck, titolare della TLT Vend, e continuo in questo corridoio di Venditalia 2014, un lunghissimo corridoio pieno di stand ancora da visitare. Non lasciateci.